Allora, signore e signori, abbiamo qui Iena in vestiti borghesi con il suo aiutante Pellicciotto. Bene, ha qualcosa da dire? Pellicciotto, lui più tardi diventerà altro Pellicciotto di testa. Allora, Pellicciotto diventerà la prossima parrucca di Iena. Ti stavi provando la parrucca prima? Niente. Tipo il cappello di David Crockett, come si chiama? Crockett, sì, cioè, ma quello ha la marmotta in testa. Non ci vedo più. Però lui aveva il gatto in testa. Sì, Luigi mi porta figa. A proposito, ma così stiamo facendo una panoramica panoramizzata. E secondo me lei? Io ne ho 10. No, perché c'è una collega di mio padre che si deve togliere un norvegese delle foreste di 10 kg. Agascia, che non mi interessa. Leoni, non è dire, leoni proprio. Non mi interessa l'affetto, si deve levare un gatto. Chi? Lei. Ma quando lo fa a chilo? 10 kg di gatto. Ma i gatti non danno così fastidio. Lo so, ma non so che problemi ha lei, forse di allergia. Forse è il cibo, cioè ci starà tempo tantissimo a sfamarlo. Un gatto da 10 kg gli devi dare un bollo al giorno. Devi dare di buona aquila reale al giorno. Oh! Pellicciotto! Non mi interessa. E lasciavo il gatto, no, non esiste.